Partiamo dal libro, La ragazza di fronte, una storia di vicinanza o di lontananza? Sia di vicinanza sia di lontananza. Di vicinanza perché i due protagonisti del libro vivono in due appartamenti che si guardano attraverso un confine, quindi è una vicinanza sostanzialmente. Però poi ci sono lunghi anni in cui non si conoscono, non si rivedono, in cui non hanno rapporti perché cambiano casa, eccetera, e poi per un caso del destino si ritrovano esattamente nella situazione di prima, sia pure in altri appartamenti. Quindi c'è la vicinanza, la lontananza e poi diciamo il ritorno in qualche modo della vicinanza. C'è il senso del dialogo in questa vicinanza e lontananza? Sì, soprattutto nella parte finale, che è quasi tutta dialogata, in cui finalmente i due si conoscono, perché prima si erano solo visti quando erano bambini, poi si rivedono da adulti, però non si riconoscono ovviamente, sono passati 25 anni e finalmente poi si svelano l'uno all'altro e quindi c'è tutta una parte molto dialogata. Abbiamo perso un po' il vizio di dialogare, forse ci vuol dire anche questo il libro, che forse siamo vicini ma siamo lontani comunque. Certo, è proprio espressa, diciamo, la necessità che noi abbiamo di rapporti che siano anche con il corpo, con la presenza del corpo, e cioè non virtuali, perché attraverso il modo con cui guardiamo, attraverso l'espressione degli occhi, attraverso tutto il linguaggio che non è verbale ma anche corporeo, ci si capisce meglio, poi soprattutto perché non siamo puri spiriti e quindi abbiamo bisogno anche proprio della pacca sulle spalle, del sorriso di incoraggiamento, eccetera. Ci parliamo troppo poco anche se apparentemente parliamo tanto. Volendo trasferire questo ragionamento sul modo che abbiamo oggi di informarci o di leggere, è un po' come stare dietro il computer o prendere in mano un libro. Un libro ti dà qualcosa di più di quello che leggi in un monitor. Ma io appartengo alla generazione ovviamente in cui i computer non c'erano, per cui per me un libro è un libro di carta, è un libro in cui su cui mi posso fermare, posso tornare, sottolineare, eccetera. E poi comunque, indipendentemente anche dal fatto di poter essere più esperti di quanto non sia io, con tutte le nuove tecnologie, in realtà il libro è ancora una cosa diversa rispetto a tutto quello che possiamo avere dal web. Si legge ancora, per fortuna, e soprattutto i giovani bisogna avvicinare alla lettura. I giovani bisogna cercare di farli amare. La lettura è possibile? Ci si avvicina alla lettura in tanti modi. Certo che la scuola in particolare ha un grosso compito in questo caso. Io ritengo che uno dei modi per avvicinare i bambini, che poi diventano ragazzi e poi diventano adulti, alla lettura sia quello di leggere ad alta voce. Le favole o comunque i libri quando sono molto piccoli, sia prima che vadano a dormire oppure proprio insieme nella famiglia, e poi la scuola dovrebbe leggere i libri con i bambini e poi i ragazzi ad alta voce, perché la lettura ad alta voce è quella che coinvolge ed è quella che resta di più che non la lettura solitaria, che si può fare poi in un'altra età quando è più difficile avere la possibilità di... Però vedo che adesso nascono tanti gruppi di lettura e quindi questo è un segno che se ne avverte il bisogno. Questi incontri con i propri lettori per uno scrittore che importanza hanno? Hanno molta importanza, al di là, come dire, del fatto, se vogliamo, narcisistico di venire a parlare del proprio libro. C'è proprio il piacere, che non sempre si riesce ad ottenere, del dialogo con i lettori, perché magari gli ascoltatori apprezzano, eccetera, però poi non fanno domande, e invece proprio il desiderio di uno scrittore è che gli vengano fatte delle domande per chiarirsi quello che ha scritto, perché tante volte i lettori leggono quello che uno non ha scritto e che poi scopre attraverso il lettore stesso. I luoghi delle parole a Volpiano. Volpiano è un comune che ama leggere perché segue gli scrittori che vengono qui, mattinata a passeggio, serata in questa bellissima chiesa. Volpiano per la cultura investe, ci crede.
Ma certamente, noi siamo un comune che da 9 anni partecipa al festival che una volta era nato come Festival Internazionale di Letteratura di Chivasso, poi si è allargato al territorio, diventando i luoghi delle parole appunto. E come comune, direi, l'edizione di quest'anno lo dimostra, avendo avuto 4 ospiti che sono tutti scrittori. Il primo è stato Kulik ieri sera, stamattina Davide Longo, che ha fatto un trekking letterario interessantissimo nei nostri boschi a 2 passi dal centro in Vauda, e stasera Margherita Oggero, che tutti conoscono nello scenario della Confraternita, e martedì sera ci sarà Tomatis, che presenta un romanzo ambientato nella Prima Guerra Mondiale, quindi un incontro particolare messo in orario perché anche magari i ragazzi possono partecipare, perché vede la storia di 2 ragazzi nella Prima Guerra Mondiale. Ma ci sono anche altri post festival sia qui che a Chivasso. Ci sarà un post festival la prossima settimana alle premiazioni del Premio Nazionale Letterario, ormai alla sua 4ª edizione, organizzato dalla Tavola di Smeraldo in memoria del collega Enrico Forlini, medico qua di Volpiano, e che quest'anno è dedicato alle poesie ispirate al 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri. Quindi insomma ci sono tante cose, anche non direi di qualità, ecco, direi di qualità, e quello che fa piacere è che sono partecipate, la gente viene, come stamattina dicevo appunto, è stata anche molto contenta perché è un'esperienza non banale, magari non tanto usuale. E anche in momenti come questi bisogna comunque cercare di sforzarsi a investire qualcosa in queste manifestazioni culturali, magari non facendone tantissime, anche se a Volpiano devo dire come sindaco ce ne sono tante, ma puntare sulla qualità, perché come mi insegnavano l'investimento in cultura è qualcosa di sicuro perché è inalienabile, quindi è un investimento sicuro, rimane nelle nostre teste, non ce lo possono rubare e quindi vale la pena di essere speso.